Il Natale, uno dei giorni se non il giorno più felice dell'anno, al quale affibbiamo spesso dei termini come festa, regali e Babbo Natale. Ma questo Babbo Natale sappiamo veramente chi sia? Siamo veramente al sicuro ad affidare i nostri sogni e speranze nelle mani di uno sconosciuto vestito di rosso? Non lo so, le orecchie mi dicono di sì, ma gli occhi sono piuttosto contrariati. Ehi, hey, gente, questo è mio e vi do il benvenuto sul canale con una puntata di 3 giochi horror a caso. Oggi siamo qui con atmosfera natalizia e un Natale un pochino più rosso del solito. Primo gioco, stiamo parlando del leggendario Sleigh Bells, conosciuto a pochi. Ci porterà di fronte ad un Natale stile VHS, sanguinolento e spaventosissimo. Più Halloween che Natale, mi sa. Un Halloween, un ottobre nevoso. E niente. Mi è sfuggita la vocina. Porca puttana. E niente, siamo Sally, questo tizio che sta spendendo la sua vigilia di Natale nei sobborghi, cioè nei vicoli di un sobborgo abitato. E comunque è la vigilia di Natale. Io ancora mi sto togliendo i vestiti. Sono un prostituto? Cioè, voglio dire, non sono il traduttore migliore del mondo, però mi sembra di intendere da questa scritta che io sia un prostituto. È la vigilia di Natale e ancora mi sto togliendo i vestiti in questa orribile città per soldi. O sono un prostituto, o sono il gigolò più famoso del Mississippi. Come porto il pandoro in casa non è affar vostro, ok? è meglio che io consegni i regali di Billy prima che si faccia troppo tardi. Mi chiedo se ancora si ricordi che aspetto io abbia. Non mi ha visto per mesi. Non da quando è andato... Ah, ma Sally è una lei. Oh, porca troia. Perché ho associato Sally a un lui? Ma Sally con la U, porca miseria. Ho visto il film con Tom Hanks e mi è venuto... Cioè, colpa di quel film, ve lo giuro, è colpa sua. Oh, forse sono un lui? Sono un lui dai suoi orientamenti sessuali. Allora, siamo nel 2024, eh. Comunque, mi hanno preso Billy e non capisco perché. Forse perché vendo le mie mercanzie nei vicoli del Mississippi. Proposta, la lancio lì. No, non voglio mettere nulla di azzardato, niente idee azzardate. Ah, mi manca il mio piccolo Billy. E niente, suppongo di dover consegnare questo regalo a Billy. Perché ho iniziato qui in un vicolo così all'angolo? Ah, ho la torcia? Oh, madonna mia, almeno ho la torcia, vedete? Con i miei, diciamo, hobby sono riuscito a pagarmi il regalo di Billy e una torcia. È un lavoro che paga nel 2024, ragazzi. Trovatelo, un lavoro che paghi così bene da permettermi una torcia, un bel barilotto con delle fiamme ardenti, così mi riscaldo, quindi riscaldamento riesco a pagarmelo. La torcia sono riuscito a pagarmela e i regali per mio figlio. Cosa vuoi di più dalla vita? E domanda, dov'è che vive... Ah, domanda, perché c'ho un radar in alto a sinistra? Quella è la domanda più importante. Domanda numero 2, dov'è la casa di Billy? Ho capito, premi Q per vedere gli obiettivi, ma... gli obiettivi ci sono, però non c'è l'indicazione. Quel radar a cosa mi serve? Sembra più una bussola. Quindi, mi pago la bussola, i regali di mio figlio, una torcia e il riscaldamento. Trovate un lavoro che paghi così bene nel 2024. Il gigolò nel Mississippi, ragazzi. Dove abita Billy, raga? Non mi fido di quel pupazzo di neve. Potrebbe voler comprare le mie prestazioni. E non sono in vendita, io devo raggiungere mio figlio. Forse più tardi, dopo la mezzanotte, ok? Quando mio figlio andrà a dormire. Signore, stavo attraversando la strada fuori dalle strisce. Eviti di investirmi, per favore. È un elfo quello, vero? Cioè... Ah no, non è un elfo. È la competizione, ok? Scusi, ho sbagliato strada. Perché c'è la polizia là? Perché? No, non dirmi che mi hanno fatto fuori Billy, eh. Non dirmi che casa di Billy è di qua. Casa di mio marito, lì, cioè sì, di Billy. Non credo che mio figlio riesca a permettersi una casa. Come ci parlo a sti energumeni? Non ci posso parlare neanche. Niente, una scritta, signori, si levi la gente dai coglioni, niente. Ho solo trovato l'altra competizione, mi sembra di vedere, vero? Porca miseria. Ah, posso correre? Ah, interesting. Devo andare nella subway? Siamo sicuri? Che sia sicuro a quest'ora della notte entrare nella metropolitana? Perché no? Perché no? Così, disabitata, senza nessuno. Ah no, non posso entrare. Ok. Non posso entrare nella metropolitana. Sì, perché effettivamente devo fare il regalo a mio figlio, ma... Sto cazzo di bastardo, dove si trova? scusate in mezzi termini, ma non riesco a trovare mio figlio. Scusami, Una mappa? Cosa cacchio mi dai la bussola?
Un altro pupazzo di neve. Bene non avvicinarsi troppo. Non diamo confidenza a questa gente. Sono troppo bianchi per... Non ci possiamo fidare di loro. Mi piace, troppo fatti di neve. E che cosa fa, signore? Ah, o signora? Non lo so, è troppo pixelato. È qua che devo andare? Oh! Lo lascerò qui. Lo lascerò qui, in un vicolo totalmente sicuro dove chiunque potrebbe passare a prenderselo. Dubito che vorrà vedermi subito adesso. Meglio tornare a casa prima che si faccia troppo tardi. Non voglio essere fuori dopo mezzanotte. Buon Natale, Billy. Ma zia! Cioè, vedi che c'è quell'energumeno, aspetta solo che ce ne andiamo per rubarsi il regalo. Cioè, ho capito che è Natale e tutti siamo più buoni, però... C'è anche gente bisognosa, magari a lui nessuno ha fatto un regalo. Mamma mia, ho pensato per un attimo che si sia mosso io, che si fosse mosso il pupazzone. Perché cammino con la mano così? Perché cammino con la mano così? Perché ho la mano fuori, cazzo? O forse cammino con la mano così, non riesco a capire. Però c'ho un pisello davanti e mi sta coprendo la visuale. Ed è fastidioso, ok? Vabbè, suppongo di andare in metropolitana, mi ha detto di andare a casa. Io non credo di essere così fortunato di avere, diciamo, la mia postazione di lavoro così vicino. Aspetta, ma a casa magari è il vicolo. Nah, credo di avere una casa. posso tirare i pugni. Stupendo. No, non devo andare nella metropolitana. Devo tornare nel vicolo, mi sa, allora. What the fuck? Credevo di andare nella metropolitana, sennò che cazzo me la indichi così con tutti questi cartelloni. Sembrava troppo logico. Logico ed ovvio. Però veramente ho lo stamina, ho la corsa di una lumaca in sedia a rotelle. In sedia a rotelle. Porca miseria. Questa è altra competizione? Suppongo di sì. È la gemella della bella di prima. La gemella bella. Quella era la gemella brutta. Quella che stava assistendo alla scena del crimine. Questa era la gemella bella. Dove cavolo è casa mia? Ma scusami, sto radar... Ah no, aspetta, forse... Ah, sono stupido io. Il radar mi indica... O forse mi indica solo il nord. Mi verrebbe da pensare che forse il radar mi indica dove devo andare per la missione. Però non si sta girando. Vedete, non si sta girando. Forse... Ah, abito lì dove la strada è bloccata, ho capito. Devo andare qua, la strada è bloccata dalla polizia. E loro mi manderanno per la metropolitana, che è molto sicura a quest'ora della notte. Mi chiedo che cosa stia succedendo qui. Tornerò a casa per questa strada, mi immagino. Dovrò andare attraverso la metropolitana. Non è troppo lontana. Va bene. Piuttosto che passare vicino agli agenti dell'ordine, che mi farebbero sentire al sicuro. No, no, perché mi potrebbero chiedere che lavoro faccio e potrebbero essere invidiosi e rinchiudermi. Assolutamente no. Preferisco andare per la metropolitana alle 11 di notte. Ha detto che non è ancora mezzanotte. Perché voglio evitare di avere contatti con le forze dell'ordine. Mi sembra giusto. La cosa più logica che una persona fa... Rebbe. Ok, come al solito il silenzio pervade i nostri timpani. Un silenzio che suggerisce tutt'altro che tranquillità, se posso dire la mia. Cioè, fossi in casa ad ascoltare questo... No, esco di casa. Preferisco stare fuori. Che c'è scritto qui? Merry Christmas, oddio. Allora, o è caduto su una pozza di pomodoro... O è quello, è il suo sugo di pomodoro che è uscito proprio dalle interiora. Perché ha mangiato troppa pizza e l'hanno sbudellato. Oh mio Dio, è stato sbudellato. Quale maniaco farebbe una cosa del genere? E qui c'è l'indizio che forse dovresti tornare indietro. No, io devo tornare a casa prima di mezzanotte. Meglio uscire di qui prima che qualsiasi chiunque abbia fatto questo. Ovviamente non potrò tornare indietro, no? No, giusto per provare. Non potrò tornare indietro. È meglio scappare via prima che il maniaco che ha fatto questa cosa arrivi a prendermi. No, No, no. Meglio andare a casa. No, ci sono i poliziotti lì fuori che sarebbero felici di essere informati di questa situazione. No, non diamoli gli straordinari a Natale. Noi siamo delle brave persone. Perché? Tanto lo troveranno il giorno dopo, no? Perché dargli del lavoro extra il giorno di Natale? Magari hanno delle famiglie dalle quali tornare. Io non sono così stronzo. Quindi, salsicce. Credo di averne avute abbastanza questa sera. Qui è aperto. Sto cercando semplicemente un posto aperto e l'ho trovato. Lì ci sono delle... Oh, buon Dio! Lei! Signore, sodale,
che sta combinando, passeggiando per una metro. Oh, per una metro! Oddio, no, è vivo, non è uno spavento. È letteralmente un tizio che sta girando e ha le intenzioni. Ha delle intenzioni più che cordiali. Infilarmi quell'ascia su per la. Su per la. Per la narice sinistra. Ecco, diciamo così, va. Posso uscire? O posso uscire alla grande? Ah, sono tornato indietro. No, perché qui c'era la salsiccia. Non sono tornato indietro, sono uscito. Ma buon Dio. Corri, bello. Non pensare alle salsicce e agli hamburger deliziosi. Scappa e basta. Ti serve un piede di porco, perché la porta è bloccata. E qui domani dovremo andare in comune e fare una segnalazione, perché questa porta è rotta. Abbiamo bisogno di manutenzione. Una signora, un signore, che lavora a quest'ora tarda della notte e sta cercando di tornare a casa, ha dovuto perdere del tempo a cercare un piede di porco con un Babbo Natale piuttosto agitato, direi. Beh, tranquillo non è. Considerando che ha sbudellato un tizio con un Babbo Natale che ha problemi di vista, apparentemente, per mia fortuna. Babbo, cammini, eh. Dove lo trovo sto piede di porco? Vediamo di qua. Non credo. Proviamo di là. Ho paura che mi veda. Forse se corro mi sente. Fa il giro, sicuramente sta pattugliando questa zona ora come ora. E noi che siamo più furbi, allora giriamo sto vecchio marrano e andiamo nell'altro corridoio, dove suppongo che troverò il piede di porco. Oddio, lo troverò nel bagno il piede di porco? Assolutamente no. Mai una gioia proprio nella vita, eh. Nel lavandino lo trovo il piede di porco? Assolutamente no. E neanche qui una gioia nella nostra vita. Babbo! Dai, mi faresti tornare a casa tranquillo? Ok, babbo sta girando per i fatti suoi. Apprezzo e ringrazio per i suoi problemi di vista. Di qui? Ah, di qui non si va da un'altra parte. Ok, forse è qua il piede di porco. Oh, là! Un altro dei suoi, diciamo, dei suoi saluta. Oh. Questo ci sta. Molto simpatica. Sta uccidendo anche i poliziotti adesso. Che mostro. Beh, se non ha esitato a uccidere un poliziotto, un tizio, che cos'è che lo fermerà dall'uccidere anche a me? Ti dico io, vuoi sapere veramente la risposta? Niente. Credo, anzi, sono sicuro che se dovesse mai, per errore, vedermi, finirò insieme al poliziotto. Ma io ho sempre detto, fammi morire ovunque, meno che in una latrina. A me va bene ogni zona, ma non una latrina. E qui? Quello c'è il piede di porco, forse, ma devo trovare un oggetto affilato per tagliare le corde, mi sa. Perché scavalcare? No. Non si scavalca. Di qua, invece? Oddio, ho paura che mi seguano. Ho proprio questo terrore. Cosa devo cercare, raga? Il poliziotto non aveva niente, il tizio morto non aveva niente, e cioè, devo uccidere Babbo Natale e gli prendo l'ascia a sto punto per tagliare quelle transenne. Sicuramente è lì il... come cacchio si chiama? Il piede di porco. Aspettiamo che passi il nostro amico festivo. Posso andare di qua? Ah sì, posso andare di qua. Oh, posso andare di qua? Non sarà mica qui il coltello? Coltello, forbice, che cacchio ne so. Mi serve qualcosa di affilato per aprire quelle transenne, questo è un dato di fatto. Cioè, considerando la mia logica... Oh, lì c'è qualcosa. Da grande. Qui c'è qualcosa. Ci saranno mica dei bolt cutters. Dei tagliafili proprio, sapete. Oh mio Dio. Un altro che è stato, diciamo, pervaso dallo spirito natalizio. Cos'ha questo tizio? Oh, l'hanno trattato veramente male. Peggio di tutti gli altri. No, stavo dicendo qualcos'altro, non sono riuscito a leggere perché ho cliccato una volta, però mi è saltato tutto il discorso. Va bene lo stesso. Si vede che non era importante. Ah, posso zoomare? Stavo chiedendo che cosa potessi fare con clic destro. Apparentemente posso. Devo cercare il piede di porco. L'idea, io essendo il re italiano dei giochi horror, è che una volta trovato il piede di porco potrò utilizzarlo anche per togliere queste assi e scappare più in fretta dal Babbo Natale, che ovviamente non appena avrò raccolto il piede di porco che ho trovato adesso comparirà in questa cavolo di stanza insieme a me a darmi e un buon Natale, signor Babbo Natale. Oh, buon Dio. È andato di là, quindi io vado dall'altra parte. Sono mica scemo, no? Sono mica scemo io. Bravo, Natale. Vai, festeggia là dentro, eh. Coglione. Spero che una renna ti investa, maledetto. Ma guarda te questo. Beh, ti auguro un buon Natale, vecchio.
Ci vediamo nel prossimo video, io scappo di qua. Sì. Devo ripetere che sono veramente fortunato. Ma poi veramente la polizia ha abbandonato un cadavere così. Ha messo le transenne, l'ha lasciato lì. Ma sì, è Natale, andiamo a casa. C'è il mascarpone che ci aspetta. Vaffanculo questo cadavere, ci pensiamo domani. Ho già chiesto le ferie, me ne frega niente. Ci penseremo domani a sto tizio. A meno che il mio piede di porco non funzioni. Oh, dai! Dai! Cos'altro dovrò fare? Devo cercare delle chiavi qua. Ah no, sono... troppo forte! E sono sopravvissuto anche a questo Natale. Alla grande, ragazzi, sono il migliore. Nessuno può farmi niente. Io sono immortale. Devo andare? Ah, è molto tranquillo improvvisamente. Mi chiedo dove siano andati tutti. Oh mio Dio, il tizio delle metropolitane ha fatto fuori anche tutta la gente che c'era qui. Oh mio Dio, dove sono andati tutti? Vero che li ha fatti fuori? Dove sono i poliziotti di prima? Dove sono i poliziotti di prima? Ma è un demone quel tizio. Mamma mia, Orochimaru della foresta della foglia proprio. Ah, si è ammazzato tutto. Qui ci sono delle transenne, non ci posso andare. C'è un muro invisibile, giustamente. E io lo apprezzo, specialmente quando non so dove cazzo devo andare, che sia il muro invisibile. Almeno mi dice, coglione, non perdere tempo di qua. E io apprezzo questi consigli. Li adoro. Dove devo andare? Oh, salve, signor pupazzo di neve. Fammi indovinare. Qua. Fammi indovinare. In un vicolo cieco. E si è chiusa, beh. Si è chiusa. Ah. Ho sentito una porta chiudersi, infatti. Ok. Non si torna indietro. Fammi indovinare, Babbo Natale ha ucciso tutti gli altri. E vi ripeto, non dovremmo affidare i nostri sogni e le nostre speranze nelle mani di uno sconosciuto. Io credo a Babbo Natale, ma la mia diffidenza verso il prossimo mi impedisce di scrivergli una lettera. Metti che mi entra veramente in casa il 25. Io cosa posso fare? Sono indifeso, addormentato? E lui sa quali sono i miei desideri più oscuri. Sa che cosa desidero per il mio Natale. Il maledetto. Oh, buon Dio. Chi è morto qua? Aia! Prendi l'ascia? Alla grande? Posso difendermi? Brutta idea, babbo! Abbandonare la tua ascia qui! Vieni qua, portami il tuo culo! Ora festeggio io con le tue interiora. Mamma mia. Uso le tue palle come decorazioni per l'albero. Vieni qua, vecchio. Dove sei? Credi che abbia paura? Io vi ripeto, basta darmi un'arma per difendermi in un gioco horror. Ah no, mi servirà per aprire delle assi di legno. Oh, buon Dio. Sono tonto, vero? Non mi servirà per difendermi, mi servirà per rompere delle assi di legno che non ho visto. Ok, ecco qua. Ecco qua cosa mi serve, non per difendermi. Ah, perché devono sembrare... devono avere questo aspetto, queste porte? Sono così vicino ad arrivare a casa? Almeno sembra danneggiato. Ok. Ok, siamo arrivati. Ma porca puttana, dove cacchio vivo? Oh, ma poi veramente, c'erano 300 strade alternative. Io ho deciso di prendere questa, come un cretino. C'è un giornale. Oddio, mi hanno sfrattato. Ma porca miseria, lo sapevo. Avrei dovuto fare gli straordinari ieri. Sono solo ad alcuni giorni di ritardo dal mio pagamento. Devono aver cambiato la serratura anche. Mamma mia, durante il periodo di Natale deve esserci proprio un fabbro molto efficiente se durante il periodo di Natale ho deciso di lavorare. Devo uscire di qui. Prima che... Oddio. Prima che... Babbo Natale mi trovi. L'unico giorno... L'unico... No, l'unica via d'uscita qui sembra attraverso le rotaie. Cioè, di idea pessima in idea pessima. Cioè, stiamo proprio travasando di idee geniali noi oggi, eh? Signorina. Signorina Sally. Noi siamo veramente l'Einstein delle buone idee. L'Einstein della sopravvivenza. Dai, sul serio, sulle rotaie, cosa credi che succederà? Che cosa mai potrebbe passare su delle rotaie? Forse dell'acqua? No, mi ricordo la lezione a scuola, ma non mi viene. Sulle rotaie passano i cavalli. No, non i cavalli, non i cavalli. Cos'è che passava sulle rotaie? Ah, non mi ha investito un treno? Guarda, ci avrei scommesso i miei calzini che mi avrebbe investito un treno. Ero troppo convinto che mi avrebbe investito un treno, ragazzi. Maledetto, colpi di scena su colpi di scena in questo gioco. Mi sta fregando a destra e a sinistra. Io mi aspettavo, onestamente, di essere investito. Ok, perché c'è del verde qua? C'è del verde? Cos'è questo verde? E qua? Ah no, c'è qualcosa, delle munizioni. Ah,
munizioni per la pistola! Sono veramente munizioni! Perché ci sono delle munizioni? Un piede di porco. Oh, madonna mia. A chi è? Ah, non ce l'ha la testa. Avevo paura che le avesse tolto la testa per regalarla a qualcun altro. Va bene, va bene. Ah, ecco la pistola. Vecchio, fatti sotto! Babbo Natale dei miei stivali. Festeggio io con te. Con una calibro 45 nel tuo cranio. Velo e bottana. Perché ci sono dei punti blu? Questa è la mia domanda. Cosa devo fare con i punti blu? Ah, sono le pistole. Ma allora il babbo dov'è? Ah, babbo! Vieni qua che ti faccio sentire io i fuochi d'artificio di Capodanno. È un po' in anticipo, però mi sembra comunque appropriato festeggiare. Ah! Ah no, eccolo qua, uccidi Santa Claus! Oh, madonna mia, il ratio di fuoco veramente di una scoreggia! Cosa? Sono rimasto in casa... No, babbo! Babbo! No, la prego, babbo! Oh mio Dio, mi ha quasi attaccato il maledetto. Mi sta attaccando. Ma quanto cacchio è veloce sto tizio? Arca miseria. Ma almeno non devo ricaricare, guarda il lato positivo. Babbo! Ti prego! Ti prego, babbo! No, babbo! No, babbo! No, l'ho mancato! No, no, più stamina! No, aspetta! Sono morto! Cosa? Mi ha tirato due asciate sul cranio, sono crepato! A parte che questa pistola veramente spara... Pff, oh, sono stanco, aspetta. Ok, posso... spara ogni tre mesi. Ma buon Dio. È una pistola semiautomatica. Oppure mi stai a dire che sono quelle ai... Avete presente? Ai piombini? Che devi a cui devi tirare la canna ogni volta che spari. È probabile. Considerando il ratio di fuoco è molto probabile. Anche qui c'erano delle munizioni. Maledetto, due colpi ti uccide. Vabbè, cosa mi aspetto? C'è un ascia in mano. Cioè... Mi sembra anche normale che bastino due colpi, anzi, sono fortunato che non ne serva uno. Però lo stamina finisce, vi ripeto, devo ucciderlo in tempo, sono crepo. Bastardo maledetto, stupida panchina che mi ha fregato due volte. Vieni qua, vecchio. Vieni qua, vecchio, ora di festeggiare. Poi scusami, ho capito, non è che me lo devi dire 40 volte. Oh, madonna, sono rimasto incastrato di nuovo. Babbo, babbo, pace, pace, pietà. Non stai diffondendo amore. Non è il... Dov'è il mio regalo? Quell'ascia... Forse mi vuole regalare l'ascia. Io ho frainteso, ragazzi. Lui mi vuole regalare l'ascia. Bastardo maledetto, avrò la tua testa. Figlio di troia, muori, muori. Niente regali quest'anno. Niente regali, bambini, mi dispiace. Ma la mia vita è più importante della vostra felicità. Non è una bella cosa da dire alla fine del gioco. Ho ucciso Babbo Natale. Hai completato il gioco. È stato bello. Mi sono divertito, mi sono divertito. Ho iniziato veramente bene. E niente, fatemi sapere nel commenti. Nel commenti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del Natale. Non riesco a credere ai miei occhi. Cioè, è il titolo del secondo gioco. Secondo gioco, I can trust my eyes. Anche questo è sviluppato con Unity e mi aspetto almeno qualche strano jumpscare, perché il primo è stato bello, il Babbo Natale, mi è piaciuta l'atmosfera più che altro, sparare a Babbo Natale. Non lo trovi in nessun gioco. Il fatto è che non c'era proprio un jumpscare, sapete, uno di quelli sani che ti fanno sentire vivo. E ora sono a mezzanotte con l'intenzione di raggiungere la mia catapecchia. Ma scusami, che ci faccio fuori di casa con un clima così tranquillo a mezzanotte? Cioè, promette vita. Vedete, una nebbia rossa sicuramente. Ma poi perché vedo sfarfalline nella mia visuale? Cos'è sta roba? Perché vedo... Salve. È amichevole. Ho paura che mi mangi. Ma cosa, un sigillo? Ah no, ma è un albero? No, non è un albero. Non è un albero. Cerca di fingersi un albero. Ma non è un albero. E lo sappiamo tutti. Che succede se ti attraverso? Ah, niente. Vabbè, è qualcosa che mettiamo da parte e sarà più importante più in là. Aspetta, ma c'è un tastierino numerico. Questa non è la mia entrata. Dove cacchio vivo? Di là? Mamma mia, ho premuto shift e porca miseria, sono più lento di prima. Stupendo. Neanche questa è casa mia. E quale sarà casa mia? Sarà mica la terza, che è la volta buona. Questa è casa mia. Ma poi voglio dire, che razza di condominio è avanzato in questo modo, che ha pure il tastierino numerico e il codice? Sto facendo un po' troppo rumore a mezzanotte. Diciamo, gli altri coinquilini non saranno felici di sentirmi arrivare. Posso camminare un pochino, come dire, sulle punte per non disturbare il mondo? Mezzanotte e 5. Questo schifo. Un vecchio quadro, non mi ricordo chi l'abbia dipinto. Allora vuol dire che non ha alcun valore. Brucialo. Brucialo, per favore, questo schifo. A meno che non ci sia una cassaforte nascosta dietro e avevi bisogno di qualcosa che te lo coprisse.
Non ho bisogno di andare lì, no. Cioè, non è che il libero arbitrio di girare per casa mia, no? Vi rendete conto? Non ho bisogno di andare lì. Ci andrò quando ne avrò bisogno, quando ci sarà un mostro che mi seguirà. Magari lo considererò come un nascondiglio. Ora come ora, nah. Non sono fatti miei. Sto facendo... Oh, una nota. Leggiamo. Read me. Leggimi. Sembra che le mie condizioni siano peggiorate dopo l'incidente. La mia testa mi fa male. Ottimo. Quale incidente? Perché la mia testa mi fa male? Sono scivolato su una buccia di banana e ho sbattuto la testa su uno scalino. Quale incidente? Oh. Beh, sicuramente mi ero accorto di non stare bene, eh. La visuale rossa, i quadri di merda, le apparizioni con le facce da sigillo. Mi ero accorto di non essere proprio sano come un pesce. Ma è un dettaglio che ho deciso di tralasciare. Ma apparentemente è tutto legato a un incidente, non a una mia malattia mentale. Mi sembra una buona giustificazione, Sono scivolato per le scale. Tutte le persone sono diventate così simili, è difficile per me riconoscerle. Sembra... che io non dormo abbastanza. E chi lo dice? Non lo vedi? Teoricamente se non do... Mamma mia, spaventosissimo sto frigo. Il frigorifero è vuoto, devo andare fuori per comprare del cibo. A quest'ora, a mezzanotte e 5. Siamo post pandemia, ormai non trovi più un cazzo aperto dopo le 9 di sera, eh. Non so tu, ma io sto ancora faticando a trovare un locale aperto dopo le 10. Però andiamo, proviamoci, magari troveremo il tipico bazar notturno, sapete? Vado a comprare che... Ah, proprio direttamente al supermercato mi ha portato. Comodissimo, mezzanotte e mezza. Ho premuto E perché mi è comparso. Apparentemente ho comprato del succo all'uva. Va bene, va bene. Delle patatine. Giusto. Ok. Va bene, va bene, credo sia, diciamo, cultura locale dipingersi la faccia così. Però è meglio non avvicinarsi troppo, non si sa mai. Ma cosa cazzo sto comprando, raga? Io sto premendo però potrei aver comprato delle sigarette e non fumo. Però, se il gioco mi dice di comprare, siamo a posto? Qualcosa anche qui? No, signora dai tanti occhi e scarabocchi sulla faccia, posso... Buongiorno! No. Tre puntini. Ti costerà $36. Grazie per il suo acquisto. Grazie a lei per la cordialità. Non avermi mangiato l'anima. Molto gentile. Tra l'altro sto negozio... Sembra essere una cosa di default, non è vero che è il negozio di un altro gioco che ho portato, come si chiamava? Quello dove dovevo sparare al commesso per il bel finale, come si chiamava? È uguale ora che ci faccio caso, mancano solo i frighi qua al muro, ma è identico, vero? Unity, vabbè, abbiamo comprato tutto, $36 per 4 cagate, è un gioco realistico finora, eh? È un gioco piuttosto realistico, bisogna dirlo. 11... Come fanno a essere 11:50? Quanto cazzo sono stato fuori? È tardi, è ora di dormire. Scusami, sono andato a comprare in Kansas. Ma dove sono andato a fare la spesa? Madonna mia. Oh, leggimi. Ti leggo e come. Oh, capisco cosa stia succedendo. Le facce. Perché le facce sono così? Se hai capito cosa sta succedendo, perché cazzo ti fai delle domande? Cioè, vabbè. Perché le facce sono così simili? Sono diventate così sfocate, non riesco neanche a riconoscere me stesso nello specchio. Ok, ma mi hai detto che avevi capito cosa stesse succedendo. E poi dopo... Non riesco neanche a riconoscere... Vabbè. Per il bene della trama, mamma mia. Mi ha fatto venire un brivido, sarò onesto. Un piccolo brivido l'ho sentito quando ho visto il quadro. Ma poi scusami, non abbiamo delle luci. Ci siamo dimenticati di ripagare di nuovo la bolletta, eh. Non devo mangiare? No. No. Ah, forse devo andare nell'altra stanza. Quella lì dove mi diceva non ho bisogno di andare adesso. No. Apparentemente no. Che cacchio devo fare, zio? Devo dormire? Dormo sul divano? Sono messo male. Niente luci, dormo sul divano. 36... Vabbè, se spendo $36 per una spesa di merda. Effettivamente. Effettivamente i miei, diciamo, il mio portafoglio non è proprio pieno. È arrivato un pacco, devo andare alla posta. Stupido quadro di merda. È la seconda volta.
Dove devo andare? Ha detto, spero che vada da solo perché non ho capito. Ha detto post office qualcosa, è solo che ero soffocato nei miei pensieri. Ma perché ogni volta che entro in una stanza devo fissare la porta? Cioè cos'è? Entro e mi richiudo la porta alle spalle? Ando dall'altra parte. Salve, gentilissimo signore dalle tante bocche, ma con un solo occhio, nonostante ciò. Potevano darti almeno il dono di un occhio extra, no? Sai, ne perdi uno, ti rimane uno qua e uno in fronte, no? Sei comunque a posto. Lui invece ha un solo occhio, l'altro l'ha perso e ha tantissime bocche. Vabbè, mi racconti. Buongiorno. Ah no, lui c'era. Buongiorno. Mi dica il suo nome. Tre puntini. Hanno proprio questo vizio di dire tre puntini. Deve essere un in gergo locale. Capisco. Aspetti un minuto. Mamma mia, le animazioni per tripla, raga. Teletransportation. E mo? Mi ha detto di aspettare qualche minuto, che stai cercando? Vabbè, intanto io mi sento giustificato a gironzolare qui. Cos'è, una bilancia? Mi devo pesare le chiappe. Così. Io ho premuto. Mi è comparsa la E. Io ho premuto, eh. Non faccio troppe domande. E sono finito in un corridoio infinitamente vuoto, senza la capacità di correre, che sarebbe la cosa più intelligente da fare, visto dove mi trovo. Ma va bene. Lo sfarfallio nei miei occhi mi guiderà verso la strada giusta. In fondo vedo texturizzate solo un paio di piastrelle. Un'altra nota. Più che altro mi ero spaventato per la sedia. È destinata a me, per la tortura. Questa situazione continua a peggiorare. Le facce stanno diventando sempre più terribili. Non riesco a capire se sia un umano che mi sta davanti. Non riesco a credere ai miei occhi. Sono spaventato. Potrebbe valere la pena vedere un dottore. Ma questo significa che sono veramente impazzito? Come la prendi male? Siamo tutti un po' pazzi a modo nostro, su via. Non ti arrabbiare, c'è un muro invisibile qua. What? Siamo tutti un po' pazzerelli a modo nostro, non è che te la devi subito prendere, devo tornare indietro. Sicuramente ci sarà un jumpscare. Che è successo? Una canzone da inseguimento. Oddio, le manine si stanno allungando, no! Tenete le mani fuori dalle mie mutande. No, non mi toccate, no! Mi prenderanno. Ah, non ce la farò mai in tempo, lo sento. Sono partito troppo tardi, no, ma non avevo capito che dovevo scappare! Sono uscito, ho premuto E, lo giuro che ho premuto E, sono uscito! La vittima è stata trovata nell'ufficio postale con un infarto. Grazie, che bel finale. Cosa? I dottori hanno provato ad aiutare, ma il paziente è morto. Beh, gli è esploso il cuore, vedi un po' tu. Cosa volevi fare? Mettere uno di un sacchetto di plastica? Ora di morte, 9:40. Che bel giorno per morire. Poi in un ufficio postale, perché mi sa che potevi morire per strada, in un parco. Almeno in mezzo alla natura restavi. Cosa? Ma sei pazzo? Dai, ma sei un suino. Finale 1-2. Ah, ok, oh, mi ha salvato la partita. Meno male, più avanzato del previsto sto gioco. Porca miseria. L'avevo capito dalle animazioni piuttosto profonde. Quando ho visto quel tizio muoversi per prendere il mio pacchetto, io ho capito che questo gioco è un tripla A. Vabbè. Ma scusami, devi scrivermi sotto, corri, scappa, io che ne so, sento una canzone da inseguimento, che ne so in che direzione devo scappare, no? Non mi sembra così logico. No. Poi vedi queste cose uscire dalle mura, perché sono morto? Perché delle mani... perché sono razzista. Delle mani nere mi hanno toccato e io sono morto. Perché sono razzista. Non ho potuto sopportare tale umiliazione, apparentemente. Sono uscito, ottimo. Salve signore, spero che non abbia... Non c'era una porta, era un'altra allucinazione. Credo proprio di sì. Però questa non è un'allucinazione, no. Quella di prima sì. Grazie. E qui è il suo pacco. Tre puntini. Si vede che è un saluto, sai? Quando hai finito di parlare, tre puntini tipo... Ho finito di parlare, tipo passo. Ok, ora che ci sarà dentro quel pacco? La gioga per impedirmi di avere le allucinazioni. Sta tenda non la devo toccare? No. La gioga, dove ho messo la gioga? È tardi, è ora di dormire. Di nuovo! Ma sei un rompicoglioni, sei. Dai, dormi. Io volevo investigare un po', volevo vedere cosa ci fosse nel pacco. Apparentemente sarà una sorpresa per dopo. Sono sdraiato sul divano e sento dei passi. Cioè, sento dei boom boom boom, ma sono dei passi. Ah! È partita la TV! C'è il leone cane fifone?
Cioè, guarda che se c'è io rinuncio a 3 ore di sonno, la maratona mi faccio. Non è un problema per me. Salve, non ho pagato escort questa sera, la prego. No, non mi tocchi lì. Signora, oggi non ho chiamato il numero, ha sbagliato indirizzo. La prego, non mi faccia del male. La prego, mi tratti con cura. Olga. Ok. Non mi ha fatto niente, Olga. Ok. Mi sta di nuovo per esplodere il cuore. Ah, mi posso alzare? Ho premuto A e mi sono alzato. Credo. Ok. Diciamo che qualcuno sta bussando la... Ah, questo è bussare alla porta, secondo te? Ah, minchia, è un beatbox. È proprio al ritmo di musica bussa sto tizio alla porta. Ma... stupido quadro di merda. Fammi vedere cosa c'è nel pacco. Oh, eccolo qua. Però vediamo... le facce, non riesco a credere che le persone possano avere delle facce di questo genere. Cioè, così. Sono sicuro che queste non siano persone. Sono sicuro che vogliono farmi del male. Non sono io che sono impazzito, è il mondo che è impazzito. Devo comprare qualcosa per la mia difesa personale. Ci sarà mica una pistola qua dentro. Ma poi una pistola viene inviata per posta. Questa cosa è nuova. Ho comprato una pistola. Ho un coltello, dice Tony. Ho una pistola. E qui non devo entrare? Non devo entrare qui. Questo non so se abbia troppe facce, troppe bocche, troppi occhi. Credo che abbia decisamente troppi occhi. È ora di aprire il mio pacco in cucina. Ma qua non ci entro, voglio dire. Come la porta, posso aprirla per favore? Sì, c'è una pistola, ve lo dico io. Ah no, un coltello. Ok, un coltello. Allora, ha senso che sia arrivato per posta. Vieni qua, signor multiocchio, che te ne cavo un paio. Vieni qua che te ne cavo un paio. Vieni. Ora capisco. L'intero mondo è impazzito dopo l'incidente. So che queste creature vogliono farmi del male, ma io lo farò per prima. Giusto. Combattiamo sette... Sono già qui, non ho scelto. Ma tu sei scemo? Mi sto pugnalando da solo! Sei cretino, sei! Deficiente. Deficiente. Io pensavo che avrei ucciso l'altro. Invece questo si è coltellato da solo. Che coglione. Sei proprio un mongolo, fatelo dire, figliolo. Finale 2 su 2. Ma che cazzo di finale? Terzo gioco. Nictofobia. Avete paura del buio? Io no, in realtà, però credo che dopo sto gioco inizierò a guardarmi le spalle. Non lo so, mi sembra piuttosto spaventoso, poi dal nome, diciamo, è abbastanza poetico per un gioco horror. Ciao tesoro. Oddio, sono un piccolino? Sono un pupo pupetto? Torneremo domani mattina, mi lasciate da solo in casa, così, al buio? Sappiamo che tu abbia paura del buio, quindi abbiamo lasciato le luci accese. Se qualcosa succede, portatemi con voi. Non è che dovete andare in giro a trombare mentre vostro figlio sviluppa la sindrome post-traumatica per colpa del buio. Dormi bene. Ma come faccio a dormire bene? Lo sai che ho paura di tu. Genitori responsabili. Ecco qua la luce accesa. Non hanno considerato i miei genitori che è rimasto un temporale, apparentemente. Però credo che tra le urla, diciamo, del loro divertimento non notino neanche i tuoni. Ah, ma sono proprio un nanerottolo, sono. Doppio USD, left mouse per caricare. Oh mamma mia. Raccogli oggetto e settings escape. Ok, non mi serve questo. Mi piace la sensibilità. Hai sangue? Ah, ok. Stavo già preoccupando, sangue in camera mia. Ok, mi piace sta meccanica della torcia che si ricarica, molto interessante. Ma, che cosa mi devo aspettare? Sembra sangue, vero? Solo che quando ti avvicini, magari è la mia immaginazione che fa questo scherzo, vedete? Hai capito, ma è stupenda sta cosa. Cioè, da lontano vedete una faccia tipo malvagia e vi avvicinate, è solo una casa. Oddio, si scarica la torcia, porca miseria. Uno dico, vedete, qua vedo sangue e invece non c'è niente, hai capito? Una chiave. Raccogliamole nel dubbio. Qui dove i miei genitori... Ma è stupendo sto gioco, cioè come concetto è stupendo. Lo adoro. Vedete? Quindi la mia fantasia mi fa questi giochi. Io ho paura del buio e ovviamente ho l'impressione che questa torcia mi abbandonerà molto presto. Non sembra la solita torcia comprata su Wish, per carità. Un cacciavite. Anche questo. Ho aperto una porta, perché cazzo la mia torcia si è rotta? Ma qualcuno me lo spiega? Sento... Cos'è successo? Mi si è spento il gioco? No, mi sono svegliato.
sono ripartito da capo, ma io ho aperto una porta e mi è saltata la torcia e all'improvviso era game over. Perché? Che ho fatto? Oddio. Non si torna indietro. Non stare nel buio. Sistema le luci principali. Ma poi chi è che gioca col generatore di casa mia? Ma scusami, Frank. Francolino, cerca una scopa. Ho trovato una scopa. Raccogliamola, perché no? E non c'è niente? Credo di no. Ok, ecco perché ho fatto una brutta fine, perché sono stato al buio. Ho capito adesso. Ho capito adesso. Chiunque sia non è il benvenuto a passeggiare per casa mia. Ho la nostra lampada, però ha finito le batterie. Due punti C. Va bene, due punti C. Vedi, non spaventarmi, io sono la luce e la luce è la mia protezione divina. Questo è un accappatoio. Che sembrerà? No, non sembra niente. Pensavo che da lontano sembrasse qualcosa di spaventoso. Questo sembra tranquillo come quadro da lontano. Ma si scarica molto in fretta, Però veramente è stupendo come concetto il fatto che io debba ricaricare la torcia per vederci. È veramente stupendo, nulla da dire. Ok, gli oggetti rimangono sempre nello stesso posto. Una cosa molto carina. Però non posso tornare indietro. Cioè, vedete, apro la porta e mi salta la luce. E dove devo andare io? Prima di crepare. Non stare troppo a lungo... Oh, buon Dio! Avete visto gli occhi? Sto per morire. Ecco cos'è questo rumore. Sono stato troppo al buio. Che devo fare? Non mi è chiaro per niente. Sono tontolone. Dove le trovo le batterie? Secondo me mi servono le batterie. Devo tornare alla luce. Oh, buon Dio. Avete visto il quadro nella mia cameretta? Sembrava poco amichevole. Ma poi non posso stare a letto e nascondermi sotto le coperte. Cioè, voglio dire, sono un bambino. Perché devo girare per la casa? Poi abbiamo lo stesso quadro di merda in tutte e due le stanze. Spiegami un po', ragazzo. Come funziona qui? Ok, con questo posso raggiungere, c'era scritto, penso, i giochi più elevati, i luoghi più elevati. Con la chiave posso aprire quella porta, però devo fare attenzione perché mi salta la torcia, non ho appena aperta la porta, quindi devo capire subito quello che devo fare. Qui c'era la lampada, però non ho batteria. Mamma mia, stupidi passi. Oh, torcia! Non fare la furba, ti prego. Non fare la furba con me. Non fa furba con me, ah? Ah, tu non fa furbo, Ho una torcia di riserva, zio. Ma poi voglio dire, cosa sarà successo in questa casa che ho le allucinazioni di sacco? Che film ho visto per avere queste allucinazioni? Mamma e papà, che cazzo mi avete mostrato prima di lasciarmi da solo in casa? Prendiamo sta chiave. Ah, l'ho già preso, non me la ricordavo neanche. Devo andare da qualche parte, ma non so proprio dove, Vabbè, apri sta porta. Vediamo. Non riesco neanche a correre se per questo. Beh, tu cammini. Oh, mamma mia! No, 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 vai, 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 no! Che accendi! Cosa? Mio padre mi ha detto che devo fare qualcosa per fare sta cosa, per funzionare sta cosa. Ma non so che cosa! Ma aiutami, Pippo! Aiutami! Non sono un genio! Solo lui sa che cosa devo fare. Cioè, avevo la scopa, no? Devo fare qualcosa per farla funzionare. E quello era il generatore. Forse devo spammare click finché non parte sta merda. Magari è per questo. Magari la torcia non era rotta, ma dovevo solo fare finché non sarebbe ripartita. Può darsi. Potrebbe darsi di sì. Potrebbe darsi di no. Potrebbe darsi di forse. Potrebbe darsi di chissà. Non funziona. Non funziona. No, non funziona niente, raga. Crepo. È il garage. Ho bisogno di una chiave per aprirlo. Ma se lo apro crepo, zio. Non posso nascondermi da qualche parte. No. Tu muori. Ma, oddio. Ma devo correre in fretta? Ah, muoio subito a prescindere. Mi salta la luce. Non c'è una candela, qualcosa? Forse devo cercare le batterie per la lampada e portarmela dietro? La mia idea è che il cacciavite mi serve per smontare la lampada. Prendere delle batterie. Però... No. Come non detto. Sembrava intelligente come idea, ma apparentemente non lo era. Dove te le trovo le batterie allora, zio? L'unica idea che mi viene in mente adesso. Io debba giocare con delle batterie. Con la scopa posso arrivare più in là. Più in là dove? Dov'è che devo arrivare con questa scopa? Devo buttare giù un orologio magari. C'è un orologio da qualche parte che avrà delle batterie? Può darsi. Non lo so. Nel frigo c'è qualcosa? Lassù c'è qualcosa? Niente. In camera mia c'è un orologio? No, niente, niente da fare. Niente da fare, zio. Camera dei miei genitori, c'è un orologio, qualcosa da buttare giù? Niente. Niente da fare proprio,
Se torni indietro crepi, se vai avanti crepi, e zio. Non è proprio chiaro come concetto. Voglio dire, se apro sta porta faccio una brutta fine immediatamente. Quello è palesemente un fusibile. Lì abbiamo capito tutti. E prendi il fusibile. Questo oggetto prima l'avevo raccolto. E niente, mi fa fuori il tizio. Che cacchio devo fare, raga? Mi sono accorto di detto. Ho cercato di tutto e di più, ma avete visto? Non c'è niente. Cosa mi son perso? Prendi sta torcia, muoviti. Quattrocentesimo tentativo. Ci ho messo di meno a battere Malenia, maledizione. La macchina. Ma dai! La macchinina! C'è le batterie! Cioè, la cosa più ovvia mi son persa. Ma poi perché una volta riesco a raggiungere il fusibile e l'altra volta no? Avevo raccolto la scopa. Forse no. Ah, la macchinina mi serve il cacciavite per la macchinina, madonna, cioè. Chiaro. Ok, ora facciamo così. Prendo le batterie. Ah no, aspetta. No, no, no. Prendo le batterie, proviamo ad utilizzare sulla lampada. E poi, quando mi salta la torcia, provo a correre qui, no? Qualcosa del genere. I miei sti passi sono maledetti. Me ne ricordo perché ogni volta che sono venuto qua li ho sentiti. Ma comunque creano atmosfera, ti fanno cagare addosso. Corri, corri, non guardare indietro. Non guardare, oh, non guardare indietro. Sono arrivato. Prova a prendermi alla luce, maledetto. Sta funzionando. In caso qualcosa di qualcosa, devo correre qui. In caso di qualcosa non mi funziona, come devo fare adesso? Devo usare il cacciavite per riparare la mia... Ah, è ripartita. È ripartita così, per rompermi i coglioni. Va bene, ora funziona, quindi. Non farmi i jumpscare cheap, proprio. I jumpscare gratuiti, gratuiti, non li gradisco. Vada quel che fai, ragazzo. Ovviamente non è che mi sia spaventato troppo in questo gioco. Mamma mia, uno stupido fusibile. Pensavo fossero degli occhi rossi. Mi sono già dimenticato. C'è qualcuno dietro di me. Andiamo a vedere. me lo ricordo perché una volta avevo raccolto il fusibile e lui c'era, no? Quindi, diciamo... Non potevi... Che c'è? Che c'è? Che ho tirato? Cosa ho tirato col naso? Che ho sti problemi? C'è qualcosa? Ho fatto partire. torna a dormire. Niente, i mostri che ho visto che potenzialmente potevano essere dei serial killer erano frutto della mia immaginazione. Me ne frega niente. Ora torno a dormire. Nel caso tieni la vano, si sa mai. Torniamo a dormire, sei sicuro? Va bene. Va bene. Almeno possiamo chiudere almeno la porta. No, la porta non me l'ha data i miei genitori. La privacy in questa casa è un diritto al quale io, diciamo, non ho accesso neanche da lontano. Ho avuto un buon sonno. Ho incontrato i miei genitori. Tre puntini. È normale avere paura di qualcosa, ma non lasciare che queste paure ti battano, perché qualche volta sono solo aberrazioni. Finito. Come concetto era bello, ma è finito dopo 2 minuti. Cioè, se sai quello che devi fare, ci metti 2 minuti a finirlo. Stupendo, mi piace come concetto. E poi veramente il fatto che al buio delle cose fossero un po' distorte, da vicino fossero più realistiche. Tanta roba, tanta roba. E niente, ragazzi, abbiamo finito anche il terzo gioco. Finisce anche la nostra serata dei 3 giochi horror a caso. Non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio. Alla bella.